Per la rubrica lavoro parliamo oggi del bonus eccellenze, una novità introdotta con la legge di bilancio 2020 e lo facciamo con l'avvocato Antonio Saccone, responsabile dell'ufficio legale dell'Ispettorato del Lavoro di Chieti Pescara. Le novità previste dalla legge di bilancio 2020, novità soprattutto che riguardano materia contributiva e l'incentivo all'assunzione, è stato previsto un bonus eccellenze. Avvocato Saccone, che Ecco, cos'è questo bonus allora, eccellenze? in realtà la previsione c'era già nella legge di bilancio per il 2019 ed era riservata alle sole assunzioni effettuate nel 2019. E per le modalità di fruizione di questo bonus eccellenze era necessaria, la legge di bilancio del 2019 prevedeva che fosse necessaria l'emanazione di una specifica circolare dell'INPS, che non è stata tuttavia mai emanata. Con la legge di bilancio del 2020, quindi quella che ha, come dire, poi di fatto superato il blocco che c'era stato, è stato stabilito che non è necessaria la circolare applicativa dell'INPS e dal 1 gennaio 2020 si applicano per le agevolazioni delle cosiddette bonus eccellenze le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo per gli under 35. Avvocato Saccone, chi riguarda, diciamo, chi rientra in questo bonus eccellenze? A chi Benissimo, è è rivolto? rivolto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani laureati che abbiano meno di 30 anni, under 30, che siano in possesso di una laurea magistrale conseguita tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode. Un esonero che è fissato in 12 mesi, ha una durata di 12 mesi. Quindi ammonta, diciamo, l'esonero è fissato È in un limite 12 massimo mesi di 8.000 e ammonta ad un massimo di di 8.000 8.000 euro. euro. Poi c'è un'altra condizione necessaria perché si possa fruire, che il giovane under 30 abbia conseguito la laurea in regola con il corso di studio, Non quindi deve non deve essere essere fuori fuori corso. corso, deve conseguire. Ecco, nel 2019 c'era questa previsione, ma subordinava le assunzioni intanto le riservava solo all'anno 2019 e le subordinava alla circolare INPS. Oggi non è più così, non è più così, ma perché si può evitare la circolare applicativa INPS, non è espedente, si possono applicare le procedure degli under 35. Tuttavia, va fatta una precisazione. Io non sono certissimo della possibilità di che si possa fruire di questo incentivo, perché la previsione della norma, che è la legge di bilancio del 2019, che non è stata modificata, limita comunque la possibilità alle sole assunzioni effettuate nell'anno 2019, non l'ha Estesa. estesa al 2020. È da auspicare per avere la certezza assoluta. Sappiamo che non serve più la circolare INPS applicativa. Sappiamo chi sono i destinatari, sappiamo quant'è la durata dell'incentivo, sappiamo quant'è il limite massimo, ma allo stato delle norme abbiamo ancora la possibilità di far fruire il bonus eccellenze per le assunzioni fatte nel 2019. È auspicabile Che ci che ci sia sarà una modifica un'estensione. legislativa che preveda anche le assunzioni effettuate Nel nell'anno 2020 2020. e magari anche dopo. È un provvedimento molto interessante perché da un lato, come dire, tende a valorizzare le eccellenze culturali del nostro Evitare che paese vadano ed evitare la all'estero. fuga dei cervelli, insomma. E da un altro lato dà ai datori di lavoro anche, come dire, quel minimo di incentivo che favorisce in qualche L'assunzione. modo l'assunzione. Sicuramente sono assunzioni che poi di lavoratori di qualità, insomma, E ecco. quindi potrebbero poi, diciamo, essere anche a tempo Devono indeterminato, devono essere a tempo essere a indeterminato. tempo E quindi, indeterminato. insomma, che diano poi stabilità Stabilità al giovane e all'occupazione anche e anche all'imprenditore all'imprenditore. che li assume. Grazie, dottor Saccone, grazie ai nostri spettatori che invitiamo a scrivere nella mail che trovano in calce alla clip sottoponendo le loro questioni che saranno poi oggetto di rubriche o di approfondimenti da parte dei nostri autorevoli contributors. Grazie.